Ottava giornata del campionato primavera serie B, in campo Avellino Potenza. Però calcio d'inizio e si parte. Esposito. Campanile con lui che si impenna, con spalle la porta d'Amico che cerca di girarsi. Amico cerca anche il destro. Campanile, vertice alto del rigore. Tentativo di imbucata, cassata, ruba ancora la palla Campanile. La vetta in mezzo per Fuso. C'è Alfano a supporto. Per D'Amico, tra le linee, D'Amico cerca il secondo palo, Campanile non trova l'impatto con la testa. Cambia passo Saponara. 1-2 con Fusco, che si chiude a Saponara. Prova a passare con un rimpallo, ci riesce Saponara, resiste calcio. Lavora bene il pallone D'Amico. Nello spazio D'Amico con Fusco, che orienta il pallone, Fusco! Alto! Ancora Potenza, conclusione dalla lunghissima distanza. Facile facile con il raccone. Fischietto tra l'altro per Ingenito. Le squadre degli spogliatori. Risultato di 0-0 con D'Amico. Proprio per la destra. Subito pallone in mezzo a cercare Campanile. Di testa la tocca Rusciano, la rimette, attenzione che c'è. Fusco! 5 secondi sul cronometro. Si è preso il passamontagna, Fusco ha rapinato il pallone e lo ha infilato alle spalle di Jacovino dopo 35 secondi dall'inizio, una seconda frazione. Questa per l'altro è entrato Fucci che scaraventa il pallone in aria, Campanile non ci arriva, fuori si coordina per calciare in equilibrio precario, esposito. Passato da Rusciano, recupera palla ancora Fusco, zona tiro nel traffico, Fusco a terra, selva di gambe, D'Amico su Campanile sul primo palo, si accartoccia Jacovino, balzare poi in profondità per la corsa di Campanile, solo contro due, Campanile se la porta avanti, Campanile resiste, sempre uno contro due, dovrebbe andare in mezzo, non ci riesce perché lo spazio è chiuso, ma ancora la regina per l'entrazione che si va, con Rusciano, che cerca ma non trova Fusco. Anche lui ha segno in campionato. D'Amico, dalla lunga distanza, è una giocata per la conclusione! Il cambio di gioco in mezzo per Fusco, pallone difficile da fare, pallone con la braccia, un secondo di mezzo di gara, si gioca. Fucci, fuori per Palamara che calcia, non facile, tiro di uno contro uno di Fusco, Fusco, doppio passo, se ne va, Fusco per puntare la porta, va sul mancino stavolta, la mette fuori per D'Amico, che vuole la conclusione, D'Amico, torna da Fusco, destro, sinistro, ancora sul destro, Fusco di Vincenzo prova a infilarsi, insiste, non scarica il pallone, Fusco calcia in un passo. Azione tamboreggiante dell'Avellino che non è ancora finita lo Zadore Fusco, che fa sempre tutto da solo, che adesso forse va a cercare una deviazione per almeno per la casa di calciare, ma ci riesce Palamara allora che diventa ancora l'azione offensiva. 1-2, Palamara, ancora nel traffico, Palamara per la giocata. D'Amico, Palamara, zona tiro. Per Fusco che ha la palla sul destro! Al 34esimo Salvatore Fusco fa 3-0 e fa 6 in campionato. La battuta è verso la porta ed entra. Prova a prendere il raccone, ha battuto molto bene. In questo caso Andrisani. In più è a 8 punti di vantaggio. 8 a D'Amico che sterza, va col mancino e perdona Jacovino. Al 43esimo, Palamara, dal limite, dello spazio, Campanile! E anche lui il nome sul tabellino dei marcatori. Al 42esimo e 30, sbaglia D'Amico, al 43esimo, non sbaglia, Campanile, poker bianco verde. Scognamiglio. La firma il capitano, calcia benissimo! Gioiello! Scognamiglio. Al 48esimo, all'ultimo di recupero, 49. Può bastare così. Vertice fischio al partito locale, tra Avellino e Potenza. 4-2. Arriva la settima meraviglia. 7 su 7 per il Lupacchiotti di Raffaele Biancolini.